Iniziamo con Scarpetti, ancora una volta decisivo per quanto riguarda il successo ottenuto dall'L-Nettuno sulla zona pontina per 3-1, una gara che è stata molto più difficile poi rispetto a quella che probabilmente pensavate. La differenza di classifica era evidente, ma alla fine avete sofferto prima di vincere. Come l'hai vista questa partita? Sì, è stata piuttosto dura. Cioè, facevamo girare bene palla, sbagliavamo spesso l'ultimo passaggio, però poi alla fine siamo riusciti a trovare la vittoria. E serviva il suo risultato per dopo la sconfitta di Fondi e va bene così. Dobbiamo dire che in casa al momento siete imbattuti, però ovviamente ci sono dei punti persi che gridano vendetta per quanto riguarda il vostro campionato. Tre pareggi, a questo punto della stagione ti aspettavi qualche punto in più in classifica da parte della tua squadra? Oddio, sì, quei due pareggi che abbiamo subito la seconda e la terza in casa sono 4 punti persi che facevano comodo in classifica, però andiamo avanti così e va bene. Siamo con Stefano Scala, dirigente della squadra della zona pontina. Una sconfitta che tutto sommato vi amareggia. Avevate comunque giocato una discreta partita, siete stati comunque in gara fino all'ultimo. Una distrazione difensiva è stata fatale per questo risultato. Come l'hai vista questa partita? Beh, hai detto tutto tu. Spesso e volentieri in partite del genere dove gli avversari sono comunque molto concentrati, cinici, bastano pochi errori e come in altre occasioni, anche questa volta un piccolo errore in fase di uscita. Alla fine sono ripartito questo contropiede e questo gol e poi insomma ci ho un po' tagliato le gambe visto il momento attuale. La sensazione è che la tua squadra sia solida dal punto di vista difensivo. Abbiamo visto che è riuscita spesso e volentieri a neutralizzare gli attacchi. Comunque è forte dal punto di vista offensivo come l'L Nettuno. Manca forse qualcosa in attacco. È questa disamina giusta? Sì, anche questo. Diciamo che in questi mesi non siamo riusciti a lavorare con continuità tra i vari reparti e quindi poi a volte si vanno a pagare in partite del genere anche in fase offensiva dove potevamo fare di più, anche nelle poche occasioni che abbiamo avuto dovevamo essere più pericolosi. Insomma, per fortuna la stagione è lunga, insomma, abbiamo tanti infortunati da recuperare e potremo sicuramente rialzarci.